Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di Board Games e dintorni per un video, questo che potrebbe benissimo essere una live, ma vi dico la verità, non ho voglia in questo momento di fare live, non ho neanche la possibilità, e quindi farò questo video che sarà abbastanza lungo, penso. E cosa parleremo? Adesso vi darò un elenco, un menu, diciamo, un elenco di, vi darò l'elenco degli argomenti che tratterò nel video, anche perché il video molto probabilmente, come ho detto, sarà lungo, quindi sappiamo che i video su YouTube, la media, da quello che ho sentito, dovrebbe essere di 20 minuti per essere digeribili. I miei video sono tutti sfasati, sono tutti non digeribili, e questo forse, diciamo, è anche il motivo per cui poi il canale sta abbastanza ristagnando, anche se forse il motivo principale è che sto portando pochi video, però cercate di capirmi. Allora, le ferie sono finite da poco. Purtroppo la temperatura media di Milano è di 30 e passa gradi, che in realtà ne percepisce anche 40. Fa un caldo della Madonna, non riesco a fare un tubo con questo caldo, non riesco a sedermi al tavolo a giocare, non riusciamo a intavolare praticamente nulla. Faccio pochissimo, veramente mi sono buttato più sul PC a fare robe su PC che board games e quant'altro. Poi c'è il lavoro e tutto qua e tutto il resto, quindi c'è veramente un periodaccio schifoso. Non vedo l'ora che finisca questa caldazza, finisca l'estate e parta l'autunno con le sue belle temperature fresche. In teoria nelle prossime ore dovrebbero venire giù dei tremendi temporali qua nel milanese. Vediamo un po' che succederà, speriamo che non siano così devastanti, però chi lo sa. Ok, ora di cosa vi parlerò in questo video? Parlerò di un po' di argomenti a caso, no, non a caso, parlerò al 99% di board games con una spostatina anche di altro, e voglio parlarvi di Harakiri, che abbiamo visto di recente, Talisman, per quanto riguarda il discorso KS. Ci sono diversi giochi KS di cui vi parlerò, tipo League of Dungeoneer, Eve War for the New Eden, Skyrim, Ascendancy e Rome Total War. Poi vi parlerò di Fate Forge, Robinson Crusoe, le uscite di Dungeons and Dragons in edicola, Warhammer 40.000 e una novità finale che me la tengo però per il finale. Ok, allora, partiamo con Harakiri, va, che è stato l'ultimo video, mi pare, uno degli ultimi video che ho portato sul canale, comunque più di una decina di giorni fa. Allora, che cos'è? Lo sapete, l'avete visto, è un gioco che attizza molti di voi. In realtà non avrei dovuto toccarlo, però sapete, quando arriva un gioco nuovo la voglia di provarlo è fortissima. Poi eravamo molto nello spirito del Giappone feudale grazie a Senjutsu, che è un ottimo gioco, ve l'ho detto, ridetto più volte, lo so, è un gioco che purtroppo non può essere apprezzato dalla massa per motivi di cui vi ho parlato, però insomma eravamo in quel mood lì, no? E quindi abbiamo iniziato a giocare a Harakiri. Ora, normalmente vengo accusato di fare troppo hype, magari alcuni di voi mi dicono che li invoglio troppo a comprare cose. Con Harakiri potrei fare il contrario, però ecco, non allarmatevi, non è una schifezza di gioco, cioè, ve lo dico prima che corriate a strappare i capelli, non lo so, non è una schifezza di gioco, però non è neanche sto gran gioco, ma non è un capolavoro, ha comunque una grafica molto carina, molto bella, ve l'ho fatta vedere, tutte le illustrazioni sono fantastiche, alcune sono veramente ispiratissime, delle miniature molto belle, però stringi stringi, mi aspettavo qualcosa in più dal punto di vista del gameplay. C'è una parte, il gioco è diviso praticamente in due, a due anime, c'è una parte che si gioca a modi avventura fantasy, che se vogliamo è caruccia, anche se alla fine si tratta solo di fare degli skill check, però oddio, ha un suo perché nell'inseguire alcune quest, non potete, diciamo, potete fare quello che volete, ma tra virgolette, perché poi ci sono dei timer più o meno nascosti, come bisogna fare le cose in un certo modo, bisogna avere un certo minimo di strategia per riuscire in quella fase lì. Poi c'è un'altra fase, che è il combattimento tattico, si passa appunto dalla mappa strategica a le tile divise a quadretti dove ci si muove e si combatte,
E qui il gioco, diciamo che è molto generico, nel senso che, come dire, non ha chissà quali meccaniche innovative, non ci sono chissà quali skill belle da vedere, i nemici non fanno chissà quali cose, è tutto molto medio, è tutto molto, non vorrei dire mediocre, però insomma è un gioco che alla lunga potrebbe probabilmente stancare, a meno che dentro non si innescano dei twist, dei meccanismi particolari, o salendo di livello con i personaggi non vi arrivano delle skin un po' più interessanti di quelle che avete all'inizio. Ora, noi abbiamo fatto pochissimo di questo gioco, quindi per carità, può migliorare assolutamente. Non credo che andrà a peggiorare. Adesso vediamo con l'introduzione di nemici un po' più carini, cose di questo tipo. C'è un assaggino di boss battle all'inizio, però un assaggino che volendo si può anche aggirare in maniera molto molto easy, perché ripeto, il gioco non ha chissà quale regola, quale regolamento sopraffino nel gestire questi combattimenti, è molto basico. Insomma, se non avete giochi di questo tipo, per me ci può anche stare, ma se ne avete giocati tanti come sottoscritto o ne avete altri, cioè preferire questo a altri, sinceramente, è molto dura, a meno che non siete proprio fan sfegatati dell'ambientazione, cioè o la adorate proprio svisceratamente questa ambientazione, quindi ve lo digerite così com'è, ma se avete altro, questo insomma, abbiamo capito. Poi vabbè, io penso in futuro di portarvi dei video un po' più approfonditi, un due chiacchiere definitivo su questo Harakiri, però ora come ora mi ha lasciato un po' freddino, ecco. Una dei campanelli d'allarme che sono suonati durante il play test di questo gioco è che mio figlio, giocando a questo, gli è venuta ancora più voglia di giocare a Senjutsu. Cosa vuol dire? Quando un gioco è così, vuol dire che ti dà, diciamo, un qualcosa inizialmente, però non ti sazia. Cioè tu poi vuoi un qualcosa che invece è fatto un po' più, un po' meglio, un po' più profondo, che ti sazia di più, e Senjutsu è un gioco assolutamente totale, non ti lascia con l'amaro in bocca, con la bocca vuota. Invece Harakiri ti lascia un po' quella sensazione del sì, vabbè, cioè, ma perché devo stare a farci 2 ore, 3 ore qua quando ho altro? Quindi c'è questa cosa qui iniziale, però ripeto, non allarmatevi, nel senso che so che molti di voi ci sperano tanto in questo gioco. E boh, magari vediamo con l'andare avanti nella campagna, che è abbastanza massiccia, è enorme, avete visto i libri che ha dentro, spero che le cose migliorino un attimino. Poi, secondo argomento, Talisman, perché vi parlo di Talisman? Allora, in realtà io sono stato un grandissimo giocatore di Talisman, l'ho giocato tantissimo con tutte le espansioni, con espansioni, senza espansioni, ma non al tavolo, perché al tavolo non è gestibile, è un gioco che chiaramente porta via una fracca di tempo, e a livello digitale l'ho trovato molto molto più fruibile. Ora, lo so che molti lo giudicano come un gioco dell'oca in salsa fantasy, è veramente un po' ingiusto definirlo così. È un gioco semplicissimo, chiaramente, però ha il suo perché. Cioè, quando voi giocate è vero che è molto casuale, ma non è proprio tutto tutto casuale, cioè delle scelte che voi fate, che chiaramente poi dovete supportare con i tiri di dado giusti, hanno un senso, c'è una strategia che voi dovete provare a seguire. Poi se la sfiga è contro di voi non ce la fate comunque, anche se la strategia è buona, ma se la strategia non ce l'avete, siete destinati a finire malissimo in quel gioco lì, quindi c'è questa cosa qui. È comunque un fantasy light che ti dà il senso dell'avventura, che può essere divertente, è sfizioso, che ha una fracca di personaggi che non finiscono più, insomma c'ha tante cosucce che a mio avviso lo rendono un fantasy light, un gioco da tavolo light un po' per tutti, ed è piacevole comunque, a me è sempre piaciuto, preso appunto in quel modo lì, quindi quando, cioè, proprio non hai voglia di fare un tubo, ti metti lì, poi giocarlo digitale è veramente easy, te lo configuri in 2 secondi, ti metti le espansioni che vuoi, ci si gioca anche in 4-5, i turni sono abbastanza veloci, viene tutto gestito in quel modo lì. Ho deciso di prendere l'edizione quella nuova, la quinta, che è uscita praticamente adesso, mi pare in questi giorni già disponibile, dovrebbe arrivarmi domani, farò un video quando mi arriverà di unboxing, perché dal punto di vista
hanno fatto un grandissimo lavoro grafico, quindi l'hanno veramente rinnovata con una grafica molto accattivante, mi piace veramente tanto il nuovo stile grafico, e poi dovrebbe avere anche un regolamento aggiornato che renderà le partite molto più fluide, molto più anche di breve durata, si spera. Vedremo comunque. È un giochillo che devo dire, quando proprio non voglio fare un tubo di star lì solamente a tirare qualche dadino, divertirmi con qualcosina da bere, una birretta, così, questo tipo, ecco, lo vedo come gioco ideale. Poi il prezzo è anche molto abbordabile, siamo sulla cinquantina di euro, adesso ci sono anche dei siti che hanno degli sconti e tutto quanto, comunque lo trovate disponibile se lo volete, e verrà anche lui sommerso di espansioni. Adesso non ho neanche idea se le prenderò o meno, iniziamo a vedere questo primo assaggio, vediamo com'è, poi alcune espansioni magari serviranno, altre saranno solo di sfizio, vedremo, non lo so. E tra l'altro anche delle gran belle miniature, da quello che ho visto dalle immagini, quindi per quello che farò l'unboxing, vediamo un po' come sono poi dal vivo queste miniature. Discorso dei KS. Allora, quest'anno sarebbe dovuti arrivare una fracca di KS, molti sono arrivati, alcuni si sapeva, altri sono state delle sorprese, più qualcosa di nuovo, c'è sempre qualcosa di nuovo che magari arriva ad altri, voi lo scoprite, lo vedete e poi ve lo volete recuperare. Adesso parliamo dei KS, quelli che quantomeno nel mio caso sono rimasti, devono arrivare da qui a fine anno, si spera, e quindi li vedremo sul canale, li porterò sul canale. Il primo di questi, penso, perché ho già ricevuto la mail della spedizione, quindi se tutto va bene, penso che per il fine settimana dovrebbe essere qua, è l'attesissimo e anche apprezzatissimo League of Dungeoneers, che rappresenta un po' il dungeon crawler perfetto per quanto mi riguarda. È un gioco su cui mi ci vorrei dedicare tantissimo, non l'ho fatto. Avevo iniziato a fare una serie di play, ma non l'ho più portato avanti perché la prima edizione aveva un po' di problemi che sono stati tutti corretti, un manuale che era veramente un gran casino, e poi è uscita anche un'espansione. Ora, tutta questa roba arriva, ad alcuni di voi è già arrivata, a me arriverà, spero, appunto in 3-4 giorni, e quindi con tutto il materiale corretto, con gli improvement, le aggiunte e l'espansione, che promette molto bene perché si va nelle miniere, si va a minare, io spero che ci siano dei meccanismi appunto per il mining, per gestire tutte queste cosucce qua, voglio ricominciare la serie di play, di gameplay con questo League of Dungeoneers, e mi ci vorrei dedicare un attimino. Lo farò in solitaria, strettamente in solitaria, a meno che mio figlio non venga la voglia proprio di buttarcisi anche lui, quindi magari faremo un po' di solitario, un po' di co-op, non lo so, però su questo ci spero veramente tanto, speriamo che non mi deluda, però oddio, la prima edizione l'abbiamo assaggiata e ci è piaciuta parecchio. Vediamo adesso con un prodotto, col prodotto che dovrebbe essere molto più completo e definitivo. Poi, secondo gioco di cui vi parlo, vabbè, è un KS che cui Bridge Manager chiuderà poco, però questo KS promettono che dovrebbe arrivare comunque entro fine anno, anche se, oddio, sinceramente la mano sul fuoco io non ce la metterei. Tema spaziale, io adoro, purtroppo adoro fantasy spazio, e quando vedo queste cose mi intrigo sempre, e si tratta del board game ispirato dal videogioco EVE Online, che in passato remoto ho giocato non tantissimo, ma per un po' l'ho giocato. Il board game non c'entra un tubo con la modalità online di EVE Online, però ci sono le fazioni, ci sono tutte tante navicelle carine, a me sui giochi di spazio mi piace avere le navicelle, mi piacciono tanto, è una specie di 4X, diciamo un 3X spaziale, non volevo prenderlo, dico la verità, però poi alla fine mi ci sono convinto, non ho preso l'all-in, ho preso solo la versione base con un paio di cosucce tipo le strutture 3D che mi piacciono un casino, cioè non voglio token di cartone, voglio tutta roba che si vede, quindi dovrebbe fare la sua porca figura sul tavolo, io ve lo segnalo se vi piacciono questo tipo di giochi, ha un prezzo anche abbastanza contenuto, potrebbe essere una cosa carina, comunque se tutto va bene a fine anno lo vediamo sul canale. Poi per quanto riguarda Skyrim, quello prodotto dagli editori di Too Many Bones, quindi la Chip Theory Games, un gioco penso attesissimo da tantissima gente, è stato pleggiatissimo, un gioco che promette tanto, vedremo.
Non so se lo sapete, ma io non lo sapevo, durante il periodo adesso di Pledge Manager aperto, che tra l'altro dovrebbe, se non sbaglio, chiudere o domani o dopodomani, quindi mi pare che il 6 settembre chiude tutto lì, quindi sono pronti per, diciamo, per fare sul serio, per completare la produzione. Sono uscite delle aggiunte interessanti, cioè un'aggiunta molto interessante a mio avviso, che sono quegli affarini per tenere deluxe, costano anche un pochino, di pelle, delle specie di, adesso se riesco vi metto un'immagine, di affari per tenere dentro la scheda del vostro personaggio con tutte le sue varie abilità e armi e quant'altro. Questa cosa io la trovo veramente estremamente comoda, oltre che piacevole. Ad esempio ce l'ho per Seven Continents, il Satchel Journal, che mi è piaciuto veramente tanto perché ti immerge un po' dentro nell'esplorazione. Ecco, qua non c'entra quello, però li trovo molto comodi perché in questo modo tu puoi salvarti praticamente i quattro personaggi, a patto che ti prendi quattro di queste cose, ti potresti salvare i quattro personaggi e quindi fare provare quattro classi contemporaneamente, senza contare la comodità di non avere carte che se ne vanno in giro, non dover tenere degli storage appositi per i personaggi che hai salvato. Insomma, la vedono come una cosa molto molto utile. Chiaramente la Chip Theory Games non ti regala un tubazzo e si pagano profumatamente, quindi io li ho presi tutti e quattro, ho preso il bundle quello da quattro, perché la vedo come, come un accessorio veramente utilissimo. E poi purtroppo dentro mi è scivolata anche l'aggiunta dei token, quelli per la vita, dei quali avrei potuto farne a meno perché li ho per Too Many Bones, quindi avrei potuto riciclare quelli. Questi hanno una grafica diversa, insomma, alla fine ho ceduto, me li sono messi dentro anche loro. Poi, in arrivo, che dovrebbe partire adesso con le navi e dovrebbe, si spera, arrivare per fine ottobre, novembre, c'è il gioco Ascendancy. Anche questo qua vi metto delle foto perché così capite cos'è. Questo qua è un 4X Fantasy, molto particolare, che probabilmente a molti sarà sfuggito. I tempi l'ho reputato molto interessante, anche se le fazioni non mi fanno impazzire tutte, però come tipologia di gioco mi sembra molto interessante, soprattutto l'upgrade della vostra base, della fortezza che si va a costruire. Ha dentro poche miniature, però ha tutto un sistema molto particolare di combat e di espansione. Comunque è un 4X, questo viene venduto come 4X, quindi Fantasy, non potevo lasciarlo lì. Su questo ci spero tantissimo, ragazzi. Qua ho preso proprio l'all-in, lo scatolone dell'all-in, però ho anche un dubbio che non sia all'altezza, cioè veramente ho un timore folle che questo gioco possa non essere all'altezza, che ci sia dentro troppa roba, possa essere un minestrone. Fondamentalmente è un piazzamento lavoratori, Fantasy, vedremo questo qua a breve. Poi l'ultimo KS, forse meno interessante, è il gioco di Borghese, Rome Total War, che mannaggia loro, doveva uscire una fracca di tempo fa, ma è in ritardissimo. Adesso forse, se Dio vuole, chiudono con la produzione, ma questo che arrivi per fine d'anno, anche qua non ci mettere la mano sul fuoco, forse i primi del prossimo anno, non lo so. Su questo è inutile specarci più di tanto. È particolare perché è un gioco in cui ho l'hype che va e viene come in base alla luna, cioè a volte ho un hype fortissimo perché magari mi sono visto un documentario sui romani o mi sono visto il gladiatore, poi mi scende perché non me ne frega più un tubo, quindi passo dal volerlo vendere appena mi arriva al ah che bello, prima o poi arriva e ci facciamo le partitazze su questo Total War, boh, vedremo, non lo so. Poi parliamo di Fate Forge, mi pare che non vi ho fatto video. È un gioco che mi è arrivato prima di andare in vacanza, ci ho giocato prima di Harakiri, è un gran gioco, a mio avviso è un gran gioco, ha un sistema di combattimento che inizialmente può sembrare semplicistico, ma è fighissimo perché ci devi proprio ragionare, è uno di quei giochi. Poi viene, a me, guardate, mi viene veramente i nervi quando si ha la mania di categorizzare tutto, no? Perché c'è chi magari lo categorizzerebbe come puzzle game, ma ok, si vi dà un po' il senso del puzzle game perché dovete fare determinate mosse, dovete calcolarvele le mosse abbastanza nel modo giusto, sennò comunque le perdete, le partite è molto sfidante, io ho perso 4 volte di fila per esempio, però alla fine è un gran gioco con il supporto dell'app, la narrativa, l'app fa un ottimo lavoro, veramente buono, è super scalabile perché gestisce tutto l'app, insomma è veramente un gran gioco questo Fate Forge e lo riprenderò sicuramente. Ad esempio mi è piaciuto molto più questo che Harakiri, dico la verità, avrei voluto giocare questo al posto di Harakiri nelle ore che ho speso post vacanza sotto questo caldo infernale che ci trovo a Milano,
però lo riprenderò questo qua e spero seriamente adesso quando inizierà a fare freschino. Robinson Crusoe è un KS che è arrivato a tutti, penso, ultimamente. Io l'avevo fatto, poi me ne ero tirato fuori. Volevo dirvi solamente che se ci avete ripensato o siete interessati a questo Robinson Crusoe, è inutile svenarsi a trovarlo adesso in aftermarket, nel mercatino dell'usato, perché hanno dei prezzi fuori di testa. Questo a ottobre verrà pubblicato in retail pari pari alla versione che hanno ricevuto i Baker, e ho il vago sospetto che probabilmente risparmieremo qualcosina, quindi se uno lo vuole recuperare, tranquillo, ad ottobre esce in italiano la Deluxe Edition con tutto dentro, miniature e tutto quanto, e probabilmente ci saranno anche delle promozioni e altre cose. Questo è uno di quei casi in cui forse la versione retail conviene rispetto alla KS. Senza contare che questo KS è stato un disastro, è stato gestito in maniera disastrosa, a ritardo infinito, una cosa veramente vergognosa, considerando che è una ristampa, non è neanche un gioco fatto ex novo. La cosa più interessante sarebbe il libro delle avventure. Ora, non ho la certezza matematica che questo arriverà in retail. Io spero di sì, perché è la cosa che è più ricercata da chi aveva il vecchio. Vedremo un attimino. È stato comunque tradotto tutto in italiano, vedremo ad ottobre se mi riparte un po' la scimmia per questo gioco. Un po' sì, lo vorrei provare perché non ci ho mai giocato, però non so, vediamo. Due parole su qualcosa che non c'entra tantissimo con i board games, però vabbè, siamo lì nei dintorni, ovvero, lo sapete penso tutti, è uscita una collezione su Dungeons and Dragons in edicola della Accetto. È andata praticamente a ruba, la prima copia, la prima uscita è evaporata, cioè non, io non l'ho trovata da nessuna parte, a Milano ho girato veramente tutte le edicole, non ce l'aveva nessuno, cioè, quelli che ce l'avevano avevano una copia e l'hanno evaporata praticamente il giorno dell'uscita, un'edicola mi ha detto ne aveva 10, il primo giorno ne aveva evaporate tutte 10, è andata a ruba perché? Di tutto perché Dungeons & Dragons è famosissimo. Seconda cosa, il prezzo, 2 euro. 2 euro per avere alla fine un set di dadi e qualche scheda di personaggi già precompilate, e quindi molto probabilmente è stato quello. Ora, cosa penso io di questa serie? Si può anche andare a fare l'abbonamento, prendersela tutto e tutto quanto. Avete, se siete interessati, probabilmente vi sarete informati di qua di là. Allora, a mio avviso non ne vale assolutamente la pena. Perché vabbè, il costo dell'opera intera è sugli 800 euro, che è follia. Con quella cifra lì se vi fate una collezione con i controfiocchi, tutto quello che vi serve per giocare a D&D, dentro le cose che trovo più insulse a un prezzo del genere sono il fatto che ci sono veramente troppi set di dadi, cioè alla fine vi troverete mi pare con una quarantina di set di dadi, cioè una cosa folle, cioè allucinante avere 40 set di dadi, ragazzi, non vi servono, cioè io in tutta la mia vita non sono arrivato a comprare 40 set di dadi per il D&D e ne ho comprati di dadi, quindi cioè, non ha senso quella cosa. E poi le miniature non ci sono, perché vi danno degli standy colorati, che alcuni diranno, ah sì, belli gli standy qua di là. Ok, nei board game ci possono stare, ma quando giocate a D&D, lo standy, non è che sia così sta gran cosa. Cioè D&D, se giocate con le miniature, è bella la tridimensionalità, ok? E pitturarsi la miniatura. Poi, le miniature nel D&D possono anche fare delle brutte fini, cioè se gli spari le date addosso, ti cadono dal tavolo. Gli standy di plexiglass, di plastica, quello che sono fatti, non li vedo così resistenti, soprattutto a fronte del prezzo di un'opera del genere, li vedo come una ladrata allucinante. Cioè, sono una dozzina di standy colorati, cioè voglio dire, vi costava tanto farvi 12 miniature dei 12 eroi. E questo, ok. Poi le altre cose che non mi vanno cosa sono? Ha le regole vecchie. E questa è una cosa che veramente fa storcere il naso tantissimo, quindi ora non so se lo sapete, ma a settembre, fine settembre, dovrebbero arrivare anche i manuali in italiano nuovi del giocatore della nuova edizione di Dungeons & Dragons, che non è detto che sia migliore di quella vecchia, ragazzi, cioè sinceramente da quello che ho sentito, anzi probabilmente andremo avanti con la quinta a giocarci per ancora molto lungo, però un prodotto che ti costa così tanto, che ti esce adesso, usa delle regole che sono praticamente obsolete. E poi la cosa che anche questa la più, forse una delle più paccose, delle più fastidiose insieme alla valanga di dadi, agli standee, è che i personaggi sono limitatissimi. Si arriverà al massimo al quinto livello di sviluppo, cioè tu devi aspettarti 80 uscite per portare un gruppo all'ottantesimo livello, al quinto livello,
in più i livelli, da quello che ho capito, sono praticamente tutti guidati automatici, perché vi danno delle schede tutte prestampate, bellissime, comodissime, ma non è il vostro personaggio. E ogni volta che quello livella troverete l'uscita con il personaggio con livello aggiornato. Anche lì mi viene il dubbio, allora cos'è, livellano in automatico? Sì, perché attenzione che nelle regole di D&D non è che voi livellate solo alla vecchia maniera come piace a me, cioè XP di qua di là, c'è anche l'opzione per il master di far livellare a determinati punti nella storia, quindi molto probabilmente questa serie che andrà a creare una campagna, mi pare con sette missioni diverse, chiamiamole così, vi farà livellare i personaggi in determinati punti per bilanciare la cosa. Ecco, a me tutto ciò mi fa abbastanza schifo. Io voglio un D&D aperto dove tu ti crei il personaggio che vuoi, livelli come vuoi, in base ai mostri che uccidi, alle cose che fai. Quindi è un'opera che per me non va bene per nulla. Chiaro che, come penso al 99% di voi, sono stato attirato dal prezzo, perché insomma, dei dadi a 2 euro schifo non mi fanno, sono stato attirato dal prezzo e dal fatto che comunque D&D, quando leggi D&D compri qualunque roba alla fine, no? Quindi è questa cosa qui, ci fregano sempre su quello. Sono interessanti a mio avviso le prime due uscite, la prima per il prezzo, la seconda per i dadi gialli, e comunque anche la seconda costa 5 euro, quindi ci sta, un set di dadi ci sta. Le altre, cioè sinceramente, trovo set di dadi più belli di quelli proposti a prezzi inferiori ai 10 euro che chiedono, e soprattutto non so che senso ha farla tutta se non sei un collezionista, non lo so. Questo vabbè, è il mio modesto parere, perché da poi ognuno faccia come vuole, se volete farla fate, vabbè, nessuno vi dice nulla, però sappiate che volendo potete andarvi a vedere come saranno tutte le uscite, perché in America mi pare sono quasi alla 60ª uscita, quindi vedrete cosa avrete, fatevi due conti, secondo me non conviene una mazza di nulla. Warhammer 40.000 è una cosa che non passerà mai, cioè nel senso che noi abbiamo sempre voglia di giocarci. Probabilmente quando calerà il caldo ricomincerò anche a pitturare le miniature. E volevo darvi semplicemente un consiglio, ovvero Warhammer 40.000 è ostico da intavolare per il fatto che hai bisogno di qualcuno che giochi con te e poi va intavolato con delle miniature pitturate almeno a livello decente, perché giocare con quelle grigie assemblate è tristissimo, cioè ragazzi, veramente tristissimo, cambia tutto. Cioè è bello vedere il Warhammer 40.000 così come quando vai nei negozi della Game Workshop e lo vedi fatto come si deve, e lì ti dà veramente la spinta per giocarlo, per apprezzarlo. Ora, ci hanno fatto una fracca di prodotti digitali, tutti più o meno tra il mediocre e l'accettabile. La serie più famosa è quella di Dawn of War, bellissime le primi episodi, poi è andata incalando anche quella. Però nessuno di questi giochi digitali vi dà effettivamente la sensazione di giocare al gioco vero di Warhammer 40.000. Tranne due, uno che è ormai andato nel dimenticatoio, l'avevano fatto un po' di anni fa, adesso non mi ricordo manco più come si chiamava, ed era molto carino, però era molto limitato. Invece quello che sto giocando come un matto si chiama Battle Sector, che è veramente un grandissimo gioco. Cioè, se voi volete giocare a qualcosa che è più simile, assolutamente più simile a Warhammer 40.000, e lo potete giocare in quasi tutte le salse, online, offline, campagna, supremazia planetaria, che è la modalità per cui mi piace veramente tantissimo, PvP, tornei, tutto quello che volete, questo qua è il gioco che fa per voi. Non ha tutte le fazioni, ne ha parecchie ma non tutte, ma alcune fazioni tra le più importanti devono ancora arrivare, e la prossima sarà la Guardia Imperiale, che dovrebbe uscire. Oltre a quella gli mancano solo gli Eldar, poi diciamo che quelle principali le ha praticamente tutte, già adesso comunque è ben fornito. Adesso se lo prendete, la maggior parte delle fazioni sono comunque extra pagamento, dovete scegliere, però valgono veramente tutte la pena, ed è veramente un giocone questo. Quindi rispetto veramente a tanta immondizia che è uscita in questi anni, non dico solo per quanto riguarda Warhammer, ma veramente a livello digitale è uscita immondizia incredibile a prezzi da 80 euro sulle console e 70 sui PC o 60, cioè cose vergognose. Ecco, questo invece è un grandissimo prodotto che merita tutti i soldi che costa, anche a prezzo pieno. Quindi questo ve lo raccomando veramente tanto. Quindi Warhammer Battle Sector, magari vi metto anche qualche immagine. Ok, siamo arrivati alla fine di questo excursus, chiamiamolo così, dulcis in fundo. Vi avevo parlato, non so se, sinceramente non ricordo se avevo accennato la cosa, forse appena accennata,
Avevo l'intenzione di aprire un nuovo canale perché in questo mi ci trovo un po' stretto, nel senso che vorrei parlare anche di altre cose, di film, serie televisive, attualità, un sacco di altra roba, perché quello che faccio per quanto riguarda i board game è praticamente l'1% di quello che faccio nella vita normale, quindi quello che vedete è l'1% praticamente, è quasi nulla quello che vedete sui board game, è una delle mie tantissime passioni. Volevo aprire un nuovo canale, non l'ho ancora fatto perché voglio prima preparare diversi video prima di aprirlo. Ora non so se la cosa vi potrà interessare o meno, se vi interessano solo i board game del nuovo canale non ve ne fregherà un tubazzo, se vi interessa sentire le cose che ho da dire, vi piace, non so, il mio modo di esporle, allora molto probabilmente vi interesserà anche il nuovo canale e chiaramente sarete assolutamente i benvenuti nel caso vogliate iscrivervi anche lì. Non lo sto aprendo adesso, probabilmente spero di poterlo aprire durante questo mese di settembre, vediamo se ci riesco, se no anche ottobre, tanto fretta non ne ho. Sarà un canale molto di nicchia, non sarà quei canali per capirci dove appena apro 4 video 30.000 iscritti, perché io non faccio le prove dei bikini, non mi metto i vestiti, non faccio le trasparenze, non faccio queste cagate qua, e anche qui ne avrei da dire su questa roba, ma mi fermo qui perché sennò veramente vado fuori. Quindi sarà un canale dove porterò tantissimi argomenti che non c'entrano appunto con il mondo dei board game. Non mi va di portare quelle robe qua dentro, non mi va perché poi è molto probabile che ci siano anche persone di voi a cui questi video possono dar fastidio, perché non c'entrano nulla con l'argomento dei board game. Non ci sono le persone così, è poco, però per carità è giusto, se questo è un canale di board game parlo di board game, appunto i dintorni li prendo ogni tanto, però sono sempre cosucce che bene o male sono inerenti al mondo dei board game. L'ultimo dintorno che mi sono preso la libertà di portare è stato il video sul film di Alien, Romulus, perché avevo veramente una grandissima voglia caldo di farci un video su quel film lì, però basta, mi fermo lì, non porterò quello di Dune su questo canale, non porterò altra roba che sto preparando su questo canale. Ci sarà appunto il nuovo canale, sempre se ho voglia di farlo, non lo so, vediamo. Va bene ragazzi, direi che finiamo qua. Ogni giorno prego che questo caldo finisca così si ricomincia a vivere e spero che questo video sia stato per voi interessante. Non so quanti di voi sono riusciti a seguirmi fino adesso, non so neanche a quanti minuti siamo arrivati di video perché non ho qua l'orologio, penso che un'oretta forse ci siamo. Grazie ancora a tutti e a presto, quasi sicuramente con l'unboxing di Talisman che farò o domani o dopodomani, e poi con League of Dungeoneers, l'espansione e il nuovo materiale di aggiornamento. Grazie a tutti, dopo che siete intorni, ciao, alla prossima ragazzi.